Secondo Iannella, vecchi ricordi, qual è il tema? Perché questo titolo per la mostra? Perché io ho deciso di dare questo titolo ai miei quadri, perché sono effettivamente vecchi ricordi della mia gioventù. Nel senso che da piccolino venivo trasportato dall'Aquila al paese di mia madre, che è Ofena, e lì il mio passatempo preferito era quello di andare in giro a guardare gli animali che durante l'anno all'Aquila, purtroppo in città, non si vedono, no? La televisione non c'era all'epoca. E quindi andavo per le stalle, là ho scoperto il meraviglioso mondo degli animali, della ruralità nel suo vivere quotidiano. E quindi ho deciso, mentre iniziavo a dipingere, di rifare quelle scene, cercare di riprodurre quelle scene che ho visto, e cercarle di metterle al servizio anche degli altri per farle vedere che esistono. Tanti mi dicono: ma questo esiste? Sì, sì, esiste veramente. L'ha visto con i suoi occhi. Che tipo di tecnica usa nei quadri? Io all'inizio facevo solo disegni, perché nel disegno mi ero accorto che mi riusciva bene. Poi pian piano, siccome sono un tipo curioso, ho iniziato a provare le varie tecniche, un fallimento totale, perché col disegno mi esprimevo molto meglio. Poi ho iniziato a imitare gli altri, i famosi pittori, no? Ho avuto il piacere di vedere i pittori, di conoscerli, anche all'opera. Il grandissimo pittore aquilano Cencioni, io da ragazzino, quando lo vedevo col cavalletto che girava per il centro della città, sembrava un personaggio delle favole per me. Allora lo seguivo e certe volte lo inseguivo fino a che lui arrivava giù alla fontana della Rivera. Andava al fiume, io di nascosto lo vedevo, perché avevo il piacere di vederlo quasi tutti i giorni che abitava vicino a casa. Che cosa ha rubato da questi grandi dell'arte? Io per conto mio ho rubato la felicità.